Spagli col post partita a Fiel Talk di Lecce Fiorentina che termina 1-1. Lecce nel primo tempo aveva trovato il vantaggio con Cissé. Successivamente, nella ripresa, dopo pochi minuti, è arrivato il pari di Baschirotto, di Coamè, perso da Baschirotto, per questo contro Baschirotto, che ha ristabilito il punteggio in parità. Dopo di ciò, la Fiorentina ha creato tanto, nulla di clamoroso, c'è stata soltanto una parata di Falcone con un tiro da fuori di Nico Gonzalez, però comunque Marco invece aveva fatto tanto bene nel primo tempo, era uscito, anzi entrano gli spogliatoi tra gli applausi, nel secondo tempo si è appiattito, forse anche perché tre pedine sono state inserite all'ultimo minuto, quindi dal 70esimo al 90esimo si è vissuta una sorta di apnea. Lecce ha fatto un ottimo primo tempo, al quale meritava di segnare più gol di quelli dell'unico gol che aveva fatto, Çalhanoğlu. Dopodiché, cominciato il secondo, abbiamo preso subito il pareggio. Questo pareggio un po' ci ha condizionati mentalmente, e poi è subentrata anche la stanchezza. Una partita dai due volti, assolutamente. Nel secondo tempo il Lecce non ha giocato bene, si è fatto un po' schiacciare dalla Fiorentina e probabilmente qualche sostituzione andava fatta prima se si voleva cercare di vincere questa partita. Chiaramente sono partite che si giocano sul filo del rasoio, le puoi anche perdere. La solidità difensiva del Lecce ormai la conosciamo, probabilmente qualcosa in più in avanti avrei osato. È finita così, ennesimo pareggio casa, non si riesce, non voglio usare parole grosse, non si riesce a spiccare il volo, però sarà un campionato sofferto sicuramente fino all'ultima giornata. Ci prendiamo ancora una volta questo punto e poi vediamo. Carlo. Sì, Filippo, è un Lecce strano, nel senso che il primo tempo l'abbiamo affrontato come se dovessimo spaccare il mondo. Arrivavamo primi su tutti i palloni, aggressivi, compatti, cinici, tutti gli aggettivi di questo mondo. Ciao Vittorio. Una squadra che voleva vincere a tutti i costi e ha annichilito la Fiorentina, che non è stata capace di fare, forse ha fatto mezza azione da gol, il quel gol annullato. Perché che suonava tanto di beffa, no? Poi per fortuna è stato fischiato il fuorigioco. Un vantaggio meritatissimo, e poi ci siamo sciolti come neve al sole, pronti via, secondo tempo, e una squadra completamente trasformata. E quindi non si può parlare di stanchezza, non si può parlare di niente di tutto questo, perché il gol è arrivato subito. All'inizio del secondo tempo, quindi con la squadra che ancora doveva assestarsi bene in campo, no? Non so cosa sia successo. Questo sarà motivo di analisi da parte di Baloni, lo spero. Fermo restando quello che avete detto voi delle sostituzioni forse tardive, perché la squadra era sulle gambe già da un po' di tempo, si vedeva benissimo. Non lo so, forse Baroni non si fida di questi giocatori che stanno in panchina, forse spreme fino alla fine i titolari, i cosiddetti titolari, perché sinceramente non so cosa sia successo e non capisco perché Baroni non riesca a dare la giusta lettura della partita. Come la stiamo dando noi, non perché noi siamo bravi, ma vedevamo che Lecce stava veramente sulle gambe, no? Secondo te, al di là del gol preso. Quindi mi chiedo perché, cosa è successo e perché si è andati avanti così, a perseverare su quest' andazzo floscio, moscio della partita. Patrizio. Allora, innanzitutto il gol che abbiamo preso è un errore di Askildsen che non chiude su Coamè e di Baschirotto che nel tentativo di chiudere ovviamente arriva in ritardo. Però mi preoccupa il fatto che nel secondo tempo, nonostante nel primo tempo abbiamo tirato due volte in porta su quattro tiri totali, nel secondo tempo abbiamo tirato zero volte in porta, subendo praticamente la Fiorentina. Quindi vuol dire che nel secondo tempo abbiamo praticamente smesso di giocare e ciò unito ai cambi tardivi, perché tu non puoi mettere tre giocatori all'89esimo minuto cercando di
mantenere un pareggio che secondo me con un po' più di astuzia o di cattiveria poteva essere una vittoria. E non, in casa non puoi aspettare fino a quel momento lì per cercare di cambiare le sorti della partita. Oltretutto, fino al vantaggio di Cissé, la Fiorentina non aveva praticamente mai impensierito in maniera particolare Falcone. Nel secondo tempo ovviamente abbiamo subito il tiro di Martinez quarta all'angolino salvato da Falcone, la conclusione che avevi detto tu prima, Filippo, da fuori di Gonzalez, quindi comunque Lecce ha subito e ha rischiato un pochino, fermo restando che comunque mi sembrano più due punti persi oggi che un punto guadagnato, onestamente. Andrea, prima di passarti la parola, qua ci sono problemi di audio a livello del mare. Ok, no, sono passati, no. Meno male. Andrea, dimmi che ne pensi. Apriti il microfono. Vai. Sì, ragazzi, io sono d'accordo con Patrizio. Secondo me sono due punti persi, perché comunque il primo tempo abbiamo creato tante occasioni e poi, francamente, non ho capito bene il timing dei cambi, ma questo purtroppo è una cosa che diciamo sempre. È un limite forse di Baroni, perché inserire tre persone al novantesimo francamente mi lascia un po' anche perché poi cosa possono fare? Io credo che tutti e tre non abbiano toccato nemmeno palla, forse Uden l'ha toccata, non so se Giandre ha toccato palla, ma comunque cioè, cosa può fare? Come può incidere un giocatore? Anche se era stremato dal 65esimo, se aveva sempre le mani sui fianchi eppure non lo ha sostituito, cioè un conto è quando non ce li hai. Ma se ce li hai, non capisco perché non utilizzarli. No, però no. A parte questo, una partita da due volti. Primo tempo ottimo, secondo tempo. Poi è uscita fuori la Fiorentina. La Fiorentina, ragazzi, comunque è una squadra da medio-alta classifica, cioè non è uno scontro diretto oggi. Quindi il punto ci sta. Però se hai fatto quel primo tempo, peccato. Ma sai, Andrea, quando è cambiata la partita, quando è entrato Milenkovic? Milenkovic ha alzato la difesa in maniera. Tu non hai fatto più un tiro anche per lui, ma anche impostava poi, no? Un conto quando certo. Impostava Igor, un conto quando impostava Milenko, certo. Ovviamente. Più che altro a me sui cambi, Marco, mi lasciavo perplesso, cioè, perché comunque tu hai 5 cambi, no? Però pur volendo ne puoi anche fare 2, non sei obbligato a farne 5, quindi hai 5 a disposizione. A me ha lasciato perplesso la discussione che si è prolungata dal 70esimo al 90esimo, noi li vedevamo, loro parlavano, e poi c'erano quei tre che si riscaldavano al 70esimo e loro parlavano, no? Ma vuoi farlo o non vuoi farlo? Perché se poi decidi di farlo e lo fai al 90esimo, a quel punto non farlo e fai proprio la figura, perché vai in conferenza e dici: guardate, io vedevo bene quelli in campo, non volevo fare i cambi. A me lasciava presso questa cosa, intanto c'è anche Vittorio dalla macchina. Ciao Vittorio. Ragazzi, volevo sentirmi un po' Carlo Legittimo questa sera. Ringraziamo per gli abbonamenti, c'è Marco che sono abbonati. Vittorio, se hai qualcosa in particolare a dirci? Immagino abbiate detto tutto voi. Noi abbiamo giocato nel primo tempo e basta. Il secondo tempo, secondo me, eravamo molto stanchi. Nel primo tempo, soprattutto la Mezzali, hanno fatto una partita pazzesca, però hanno dato tutto ed erano stanchi. Stanche erano anche le nostre ali, i nostri attaccanti esterni. E quindi quando sono calati loro abbiamo smesso di giocare. Io stavate appunto parlando di Baroni, dei cambi. Al 25esimo del secondo tempo bisognava già farne almeno 3. Bisognava cambiare una delle due mezzali e una delle due ali almeno. Freschetta al centrocampo. Non si è capito perché. Ci mettono due ore a confrontarti, a parlare, a discutere di non si sa che cosa. Poi quando Baroni si decide che deve fare i cambi, si incazza con i giocatori che non si sbrigano, ed è tutto assurdo. Un paradosso. La gestione dei cambi è assurda, oggi è ancora più assurda del solito. Ma può essere che l'abbia messi così tardi perché veramente voleva sto pareggio, perché stavamo rischiando di prenderle, ragazzi. Quindi voleva perdere veramente paradossalmente, come se volesse perdere tempo e far finire la partita. No, che ti devo dire? Non era una partita ferma, cioè non era una partita stantia.
che tu non fai cambi, però quindi cerchi di non prenderle. Eravamo stanchi, cioè noi rischiavamo di prendere il gol perché non ce la facevamo. Non è una partita dove sono tutti belli freschi, ma non riescono a fare niente di che in attacco. Era una partita dove nel primo tempo abbiamo dato tutto e nel secondo tempo eravamo stanchi. Quindi tu rischi di prendere il gol perché sei stanco. Però Vittorio, sai qual è il problema? Che giovedì la Fiorentina ha giocato e noi no. Il che vuol dire che Non è nulla, non lo Patrizio. so. Vabbè, 5 undicesimi erano titolari, Patrizio, di quelli che hanno giocato giovedì. La Fiorentina giovedì ha fatto un allenamento in Ha televisione, nel vinto senso ha giocato 30 5-1, non lo minuti, so. Vabbè, però. 30 minuti la partita è finita. Quindi cotta fino a un certo punto, poi la rosa è lunga e sicuramente Ma per poi tagliare. al di Perciò là ti di quello dico che 5 dice undicesimi Patrizio. Solamente. Ma No, comunque Patrizio, poi salutiamo questo è Marco, adesso devo un altro andare. discorso. Ciao Però Marco. il fatto che tu eri Dico stato. solo Ciao una cosa, Marco. Vittorio. Un attimo solo, Vittorio, una cosa solo. Sì. Dobbiamo ricordare che per come giochiamo noi abbiamo quattro posizioni che sono mortali per chi gioca, in cui i giocatori si stancano moltissimo per la mole di lavoro e per quello che gli viene richiesto da Barone. Sono le due ali, chiaramente, e le due mezzali. Queste quattro persone sono sempre state sostituite da quando è cominciato il campionato fino ad oggi, perché si vede che danno tutto, no? Io dico, o tu non vuoi sostituire nessuno perché hai paura a sostituire qualcuno perché non ti fidi di chi deve entrare a freddo e ci sta, allora a quel punto non gli fai manco, cioè la pantomima di parlare per 20 minuti col tuo vice davanti alla panchina di chi deve entrare e di chi non deve entrare, non la fai. Cioè, aspetti al 90esimo, fai i cambi e perdi tempo, okay? Perché la partita si è messa così. Ma se tu vuoi dare una svolta alla gara perché la Fiorentina ti sta mettendo sotto dal punto di vista atletico e fisico, le sostituzioni le fai prima. Allora bisognerà capire che cosa intendeva fare lui, perché la pantomima di 20 minuti di colloquio col suo vice, perché ragazzi è durato 20 Sì, minuti, no, è stato è stucchevole a un stato certo punto. in piedi la squadra tutta dietro a soffrire calci d'angolo su calci d'angolo da parte della Fiorentina e possibilità di prendere il gol da un momento all'altro, e loro chiacchieravano davanti alla panchina di chi mettere e di chi non mettere, se mettere o non mettere. Ma intanto la partita La fine ha andava avanti. messo al 90esimo, quando poi ci sono stati un paio di contropiedi in cui Strepezza non ce n'aveva più e l'ha Allora, buttata. va bene prendere il punto, io il punto me lo tengo, ci mancherebbe, però a volte si può anche usare, ragazzi. Anche perché siamo all'inizio, Marco, cioè siamo alla decima giornata. Se non fosse la decima giornata, quando osi? Cioè alla Nel primo tempo trentottesima. eravamo sempre noi, eppure abbiamo sfiorato 3-4 volte il gol. Non è che c'era un'altra squadra nel primo tempo, giocavamo contro No, un'altra no, no. squadra. Eravamo sempre noi. Quindi se tu ti rendi conto che quella intensità non stai riuscendo più a tenerla perché i giocatori cardine ti sono calati, io ho negli occhi il cross di Gallo quando si è bevuto il difensore avversario e gli ha messo la palla in testa a Sì, la Strefezza, strefezza. che invece di stoppare e tirare non ha avuto la lucidità e ha preso la palla colpendola con la parte alta della testa. Anche il calcio Ragazzi, d'angolo, Matt, era facilissimo. Calcio d'angolo. ma Calcio scherziamo? d'angolo. La stessa Il cosa. calcio d'angolo gliel'ha È passata male però, eh. evidente che uno Strefezza non in quella condizione quella palla l'avrebbe messa dentro. Vabbè, io vi devo salutare, ragazzi. Ciao Ciao Marco. Marco. Ciao Buon Marco. proseguimento. Ragazzi, non si fida più di tanto dei vari Bistrovic, dei vari Helgason, non si Oggi fida più Bistro di tanto. non è stato male, oggi ho giocato No, non è bene. andato male, Oh, però ormai. Vittorio non è quel giocatore che ti fa cambiare la partita, che tu lo metti dentro e ti dà quella sterzata in più quando gli altri sono morti, Vabbè, no? Carlo, ma che non ce l'abbiamo la mezzala con queste caratteristiche, si sa, ovviamente deve fare di necessità virtù. Esatto. E allora. Quello è, non puoi Ma la farci niente. necessità virtù vuol dire che se tu sei costretto la metti, ma se puoi tirare a campare, se puoi tirare fino alla fine, tu non la metti e Sì, ma così oggi fa lui. Astrid stava boccheggiando. Astrid stava boccheggiando. Io non so in televisione come si è vista, ma ti assicuro che al 25esimo non ce la facevano più. Ma lo Al so, ma l'abbiamo 25esimo. vista pure noi, No, Vittorio. E che stavo. nel, non so se vi siete accorti che loro erano veramente stanchi. Perché prima ho Sì, letto, assolutamente. secondo me non erano stanchi fisicamente, ma mentalmente. Ma che cazzo dite, ragazzi? Erano proprio cotti, cotti.
sarà stata la partita di Roma, non lo so, tirata supplementari, non la facevano proprio. Io volevo chiedere a Stefano, così lo salutiamo, come giudica la prestazione di un TD, perché secondo me oggi qualche sbavatura di troppo ha rischiato di compromettere il risultato, compreso il gol del pareggio, dove secondo me poteva fare meglio. È ovvio che lì sul gol del pareggio erano un po' tutti in ritardo, però uno come lui, insomma. Ma io credo che, facendo le opportune proporzioni, un TD sta cercando di fare quello che noi facciamo alle partite di calcetto. Ragazzi, aspetta, aspetta, c'è Matteo che ha detto ufficialmente che mi porto in Lettonia con lui, comunque. Confermo. Ciao Matteo. Ciao Matteo. Ciao Matteo. Buon rientro. Grazie. Dicevo, un TD oggi ha fatto una prestazione tipo quella che facciamo noi alle partite di calcetto in fase settimanali, nel senso che mentalmente pensiamo di poter fare una cosa, poi però purtroppo il fisico ancora non è, o comunque non è più quello di 2 o 3 anni fa. E oggi l'ho visto lezioso, soprattutto in alcuni controlli di palla. Dal punto di vista però dell'attenzione, no, cioè nel senso l'ho visto comunque sempre attento sui recuperi, anche se sul gol poteva fare qualcosa in più. Però io sinceramente non lo vedo male. Credo che in questo momento la coppia migliore sia Baschirotto-Bongracic, però un TD devi necessariamente farlo giocare, perché alla fine se recupera il minutaggio, il campo, potrebbe essere importante anche in fase realizzativa. Detto questo, mi esprimo sulla partita dicendo che abbiamo fatto, secondo me, uno dei primi tempi più belli di questa stagione. Nessuno penso potrà dire il contrario. Abbiamo avuto forse 4 palle gol nitidissime. Il secondo tempo invece abbiamo fatto quello che facciamo nei primi 10 minuti di gara, nel senso siamo entrati molli e abbiamo subito tantissimo la Fiorentina. E poi sì, questo calo fisico degli ultimi 25 minuti, io sinceramente no, è per me inconcepibile. E comunque, visto che ce ne siamo accorti tutti quanti noi e non siamo del mestiere, dico, mister, hai visto che comunque non ce la stanno facendo più, magari quei cambi falli prima. Poi cambiare 3 uomini alla fine significa veramente che ti sei perso il cronometro da qualche parte, sì, oppure, c'è qualcosa che non è andato. Oppure cioè, non guardi attentamente la partita, anche perché quell'applausino che fai dopo che hai ottenuto una rimessa dal fondo, ma dopo aver avuto la Fiorentina nella tua metà campo, anzi nella tua area di rigore, cioè, è ridicolo, soprattutto in casa, anche perché questa cosa psicologicamente e mentalmente il giocatore li cuoce, perché ti fanno, ovviamente cosa succede? Il mister vede che è preoccupato, i giocatori in campo sono preoccupati e hanno combinato una marea di errori banali negli ultimi 25 minuti che sono preoccupanti. Quindi mi chiedo, ma chi? Cioè, alla fine parlavo con Andrea l'altro giorno, dicevamo forse il Lecce in questo periodo è quella che recupera più di tutte, perché ha giocato domenica, ha giocato lunedì, ma dico, ma cioè, com'è possibile che sei sulle gambe a 25 minuti dalla fine della partita? Sarà quella famosa preparazione che hanno fatto, richiamo pre-Roma, sarà ancora quello? Ma allora, il modulo ti spreme, no? Il modulo alcuni giocatori li spreme, il modulo alcuni giocatori assolutamente spreme. Andrea, il discorso non è questo, cioè non è il fatto che sono giocatori spremuti al 60esimo, è il fatto che tu c'hai l'ale e i rambi. Io mi ricordo l'anno scorso un certo periodo, soprattutto all'inizio della Serie B, non aveva panchina e quindi quelli erano quelli che devi giocare, ma quest'anno c'ha almeno 6-7 rambi possibili e ne fa 2 e poi 3 alla fine. Quella è la cosa, Andrea, una cosa dal punto di vista dell'interpretazione del ruolo. Se tu noti, sono tutti molto diversi. Lui fa uomo su uomo, nel senso cambia esterno con esterno, punta con punta, eccetera, eccetera. Cioè il sostituto, secondo lui. Ma purtroppo quel sostituto non è identico a quello che è in campo. Ha delle caratteristiche diverse e quindi la squadra o la ridisegni per le caratteristiche nuove che stai mettendo in campo con le sostituzioni, oppure fai il gioco dell'avversario. Perché se vedi, quando sono entrati, anche se per pochissimi minuti, ma che vuoi fare più? Cioè, non ha senso a quel punto della gara stravolgere una squadra per ottenere cosa. Perché poi, se tu vedi l'atteggiamento di Odin agli ultimi minuti, invece che pressare, che ha fatto? Cioè, proprio stava andando a pressare e tornando indietro.
cioè come per dire sì, sì, poi, sì, noi sì. Vogliamo il punto, occasione del gol. Allora, qua è a parte il filtro naturale che ho io, che mi vedo giallo, non so. Sei bellissimo. C'è l'arcobaleno, Vittorio. Però il filtro è bello. Quel telefono è... cinese, Vittorio, non è il sole, filtro. Vittorio, i raggi del sole. No, abbiamo un problema, cioè che se tu profondi tutto quell'impegno e quell'agonismo nel primo tempo, e hai quelle palle gol nitide, devi segnare. No. Se non segni, è normale che nel secondo tempo sei stanco e non hai manco segnato. Otteniamo il minimo col massimo sforzo. Il minimo otteniamo. Se se ne mangiare due, per esempio, abbiamo sprecato due contropiedi incredibili. Ma mangiati, no, Andrea? Perché dici mangiati? No, Carlo, ma non è mangiato, quello non era facile, Andrea, non era facile, ragazzi. Quante occasioni possiamo avere? 5, scusa, 6, Andrea, il colpo di... ma ho capito, Andrea, ma il colpo di testa, Banda aveva fatto un cross tesissimo e forte. Sissé è andato come meglio poteva andare là. Non era facile, ragazzi. Ma vai di panza. Come fa ad andare di panza che era alta, Stefano? Deve ancora fare dei corsi accelerati, perché io adesso lo stronco, perché Banda non sa tirare in porta, cioè non sa segnare e non sa passare, e quindi deve imparare e basta e dribble, e deve imparare a fare queste cose, a giocare con i compagni, perché finalizzare non se ne parla, anche se arriva quella rabona al limite dell'area, cadeva lo stadio. Comunque il gol nasce da Gonzalez che toglie palla a Banda, sostanzialmente, perché in quell'azione lì Gonzalez arriva, prende palla, Banda e sarebbe possibilmente il giocatore che spacca le partite. Avevo accanto a me un John Martina di Firenze che esaltava Banda da prima del fischio d'inizio. Io non gli ho detto niente, e tutto il primo tempo Banda è fortissimo, però se Banda non impara a giocare con i compagni, quando impara a giocare intendo capire quando deve passare la palla e quando non lo deve fare, e se non impara a calciare in porta, Banda resta un giocatore. Vittorio, stai parlando, cioè stai dicendo due limiti che nel calcio sono i limiti principali, cioè se non sa passare la palla, se non sa tirare, può fare la metina. Beh, ragazzi, sto dicendo che lui non si sa. Magnoni, Filamone, la striscia di Gaza ha giocato Banda, diamogli il tempo, nella striscia di Gaza ha giocato. Non si sa gestire. Deve imparare ad autogestirsi. A questo punto, Carlo, però, cioè, visto che in questo momento ha bisogno di crescere Banda, ma non ti fissare su di lui. Come dice Vittorio, un giocatore che può veramente spezzare le partite in qualsiasi momento. Quindi, le alternative ci sono abbiamo alternative. Cioè, cerchiamo di cambiare un po', anche perché, per esempio, l'assetto tattico di oggi con Blen che stava in cabina di regia, Askizen che il suo l'ha fatto per il primo tempo, poi dopo l'ha fatto il suo, lasciamo perdere. E io ritengo che un po' di cambiamenti li puoi fare almeno per gestire le fasi della partita. Io oggi, per esempio, ho detto: ma siamo partiti bene, secondo me gestiremo nel migliore dei modi la partita, e così è stato nel primo tempo, poi dopo che ci siamo appoggiati veramente dopo due mesi che sta qua, c'ha ancora 5 minuti nelle gambe? No, che questo è, no, questo no. È. Fine, no? E che cazzo, quello, Vittorio. Quando entrare a mezz'ora dalla fine, Banda era stanco. Strefetta non lo togli, perché per lesa maestà non lo togli, ma andrebbe tolto. Poi c'è Colombo, c'è una marea di giocatori. No, Vittorio, lascia perdere Colombo. A mezz'ora dalla fine. È il direttore, ragazzi. Cioè io mi alzo in piedi. Prima del direttore, posso dire una cosa, direttore? Scusami, posso dire il Lecce, ragazzi. È questo qua. Noi, questo Lecce, ce lo dobbiamo godere, sudare, castimare, tutto quello che volete, da adesso fino al mercato di gennaio, perché sarà questo il Lecce. Il Lecce sarà questo. Non puoi pretendere che entrerà un Bistrovic, un Helgason e ti aiuterà e ti risolverà la partita o ti darà quella mano in più. O un Colombo, Vittorio, ma tu che metti oggi Colombo in una fase in cui le stiamo prendendo, Colombo entra e non fa niente, fa la boa, non fa niente. Colombo lo devi mettere quando costruisci qualcosa, perché se entri quando stiamo in difficoltà, meglio non si sia spompato che un Colombo sano, pieno di energie. Beh, quindi sei, invece oggi, sarà oggi ha
fatto il terzo gol in campionato. Il Lecce sarà questo fino a gennaio, con la speranza che Corvino ci dia qualche pedina che sarà fondamentale fino alla fine del campionato, soprattutto a centrocampo, perché il Lecce manca lì a centrocampo, e forse qualcosina in attacco come punta centrale. Sì, sono d'accordo con Carlo. Strano. Non è vero, non è strano. La sensazione, vedendo insomma il secondo tempo, è che effettivamente manchi qualcosa lì in mezzo al campo, manca un altro centrocampista, ma lo sapevamo già. Manca, credo in questo momento, l'alternativa a Sisè. Colombo ancora non è entrato in forma, non voglio dire che è praticamente bocciato, anzi no, però non è in forma. Manca ancora quel calciatore che possa permettere di far rifiatare Sisè e che possa garantire il livello che attualmente dà Sisè. Questa sera è stata una delle partite più belle per quanto riguarda il primo tempo. Forse un Lecce strepitoso così non lo vedevamo da tanto tempo. Veramente la Fiorentina non ne ha capito nulla. Il secondo tempo c'è stato un calo fisiologico, credo dovuto anche insomma a tutto quello che era stato dato nei primi 45 minuti. La Fiorentina è entrata con l'obiettivo di far male, è riuscita subito a prima botta, e forse questo ha scombussato pure un po' i piani del Lecce. Non sentiamo più. No, perché sono troppo vicino a Filippo Andrea. Ho dovuto staccare il microfono loro perché fischiava, come sentivate. Stava sono troppo vicino. Vi abbandono e ci sentiamo, vi seguo. Ciao Vittorio, ciao. Bel filtro, Vittorio, ciao. Sì, se vi fate un po' più in là dovrebbe andare meglio, perché sono troppo vicino a un casino. Comunque ci sono le prime parole, ci sono le parole di Sissè. Dobbiamo migliorare sull'ultimo passaggio. Abbiamo avuto tante occasioni in contropiede, un punto non è male, ma se avessimo fatto meglio in finalizzazione, in fase di finalizzazione, avremmo potuto vincere. Ci sono ancora tante cose da migliorare. Abbiamo avuto tante opportunità, tutti aspettano il gol dell'attaccante. Se le occasioni arrivano bisogna far gol. Oggi ne ho fatto uno, ma potevo farne anche di più. Ora dobbiamo guardare avanti. Abbiamo affrontato la Fiorentina, che è una squadra importante. Adesso pensiamo alla prossima contro il Bologna. Francesco riprova, adesso dovrebbe andare meglio. Sì, ci siamo, Filippo? No, adesso ci siamo. E quindi, come dicevo in precedenza, il Lecce ha rallentato nella ripresa, ha rallentato in maniera netta. La Fiorentina si è registrata decisamente meglio, sia con l'ingresso di Duncan, che ha dato un po' più di linfa vitale al centrocampo, Mandragora inesistente, e poi vabbè, Milenkovic lì in difesa ha alzato il livello di sicurezza, e quindi diciamo che sostanzialmente non ha avuto tantissimi problemi la Fiorentina sotto quell'aspetto. Anzi, l'ingresso di Milenkovic ha fatto migliorare la prestazione anche di Martinez Quarta, che con Igor stava letteralmente affondando nel primo tempo. È un punto che a questo punto ce lo prendiamo, va bene così, insomma, pari e patta. Peccato a mio modo di vedere, perché insomma questa poteva essere una partita che si poteva vincere. Manca sempre quella famosa zampata, manca sempre quel banda che insomma dribbling contro dribbling alla grande, partenze e ripartenze. Poi deve capire che insomma ne superi uno, ne superi due, poi puoi anche tirare, non c'è bisogno che ti smarchi tutta la difesa. Manca deve migliorare, però cosa. Sul fattore Umtiti di Baschirotto, allora su Umtiti, prima ho letto che in chat qualcuno diceva: voglio salutare nel frattempo degli amici che ci scrivono, Stefano Lopetrone e Serena Fasiello, che ci stanno seguendo da casa. Grazie per seguirci, sono sempre presenti. Due colleghi giornalisti che insomma ci tengono sempre e ci seguono alla grande a ogni trasmissione.
salutiamo. Dicevo, Umtiti ha sbuffato ogni tanto oggi, è vero, ma secondo me, tra virgolette, si è sporcato poco i piedi, nel senso che non ha mai fatto la spazzata, ha sempre servito ai compagni, alle volte ha temporeggiato troppo, servendo la palla magari a Falcone, sì, per poi spazzarla e via dicendo. Non ha mai, è come se, è chiaro, uno che ha giocato nel Barcellona non è abituato a lanciare lungo, magari lanciare nel vuoto, però visto che lo fanno tutti, ogni tanto lui ha anche rischiato troppo per non farlo, quando voleva tranquillamente farlo. In generale io dico, sarà la partita odierna, che ha detto 90 minuti non possono essere una sentenza definitiva, non possono essere Cassazione 90 minuti, però io quando difende chiudo gli occhi, sto tranquillo, con Baschirotto non a livello di Pogrebic ma quasi, oggi con Titi ogni tanto qualche paura l'ho avuta oggi, eh? Qualche brivido sulla schiena l'ho avuto ogni tanto. Però Filippo, a livello di mentalità, no? Comunque un Titi tende ad appressare alto il difensore, l'attaccante o comunque il giocatore della Fiorentina lì, recuperando palla, poi servendo Gonzalez e poi è nato il gol. Proprio a livello di mentalità, anche ogni tanto i più giovani li sprona, li guida, quindi è un giocatore... In ogni caso, sono no, ma Andrea Filippo. Poi, vuole no, dire ho capito il fatto di Filippo dicesse comunque esagera a volte. Nel primo tempo ha rischiato di perdere un pallone sanguinoso. Quindi si vede che non è al top della forma. Si vede che ancora non si trova. Si vede. Non si trova con i suoi compagni, magari anche nei movimenti, no? Perché spesso lui cerca il movimento del giocatore, però non arriva, quindi perché magari è abituato anche ad altri tipi di movimenti. Cercava l'uomo smarcato, no? No, ma Filippo diceva anche un'altra cosa, che Pongracic ha un'eleganza nell'intervento, ha una gamma di interventi, intercettazioni, salvataggi, chiusure, che comunque fa vedere che è un elemento nettamente superiore sia a livello tecnico, sia a livello tattico, sia a livello fisico, perché comunque non dimentichiamoci che era praticamente fuori rosa al Wolfsburg. Quindi... Però ho notato, Patrizio, che quando diciamo in questa coppia, ma soprattutto diciamo come abbiamo giocato in queste due partite, Roma e Fiorentina, quando ci vengono ad aggredire nell'area di rigore, nella nostra area di rigore, soffriamo, cosa che prima invece non accadeva, perché cercavamo diciamo di spostare questo duello sulla tre quarti, insomma eravamo un po' più avanti, più alti, come linea difensiva, ma soprattutto negli anticipi, mentre invece qua aspettiamo di fare gli interventi nell'area di rigore, e questa cosa comunque ci fa alzare la pressione, perché abbiamo visto negli ultimi minuti la Fiorentina entrava in area di rigore come se non ci fosse nessuno. Lì Stefano siamo calati tutti. Sì, sì, però io parlo proprio come attenzione nella marcatura uomo contro uomo, mentre invece forse Baschirotto, non so se è un'impostazione alla sua, quella comunque di aggredire sempre il ricevente, non lo so, però lo vedi che un Titi attene sempre, tra virgolette, il duello a palla che cade, mentre invece Baschirotto accorcia quasi sempre. Però al di là diciamo di queste cose, secondo me abbiamo una delle difese più forti mai avute negli ultimi non so 15 anni, posso dirlo, come uomini dico, e come interpretazione del ruolo. No, invece io vorrei che Filippo parlasse di una statistica a proposito dell'attacco. Beh, su Gonzalez e il paragone su Muriel. Sì, Gonzalez è il primo under 21 ad aver fatto un assist con la maglia del Lecce dopo Muriel, quindi no, dopo Muriel nel 2011-12, quando sarà stato, Gonzalez è il primo under 21 ad aver fatto un assist. Comunque devo fare delle comunicazioni di servizio. Uzisteu, grazie per l'abbonamento. Fabra, grazie. Daniele, grazie. Penedelici 2021, grazie. Marco, grazie. Giudicator, grazie per l'abbonamento. E per chi non l'avesse notato, le live in replica, quindi in differita, le possono vedere immediatamente dopo la live solo gli abbonati. Intanto fra poco c'è una prima data perché ci stanno chiudendo. Solo gli abbonati possono rivederle immediatamente dopo, mentre verranno ricaricate sul nostro canale YouTube due giorni dopo. Di conseguenza la puntata di oggi viene caricata su YouTube martedì. Questo è un vantaggio oggettivo, uno dei primi vantaggi che diamo per incentivare gli abbonamenti e per ringraziare chi si abbona. Quindi se vi abbonate potete rivederle
in diretta, subito dopo la diretta delle puntate. Baroni, prima parola. La squadra ha fatto bene tenendo il campo anche nei momenti difficili. Ad un certo punto sono finite le energie e ci siamo abbassati. Volevamo la vittoria nel primo tempo, le condizioni per riuscirci c'erano. Al primo errore poi la Fiorentina ha pareggiato. Un punto, quello di oggi, che muove la classifica. Ci portiamo a casa la prestazione e la crescita dei ragazzi. Nel primo tempo abbiamo avuto 3-4 occasioni che con maggiore determinazione potevano portare al gol. Ci è mancato quel guizzo per mettere la palla in porta. La prestazione è e rimane convincente da parte di una squadra giovane. Mi è piaciuto lo spirito della squadra oggi e durante la settimana. Con Italiano ci siamo fatti i complimenti a vicenda. Lui sta facendo un percorso straordinario, si merita ciò che sta raccogliendo. La Fiorentina ha un'identità forte, mi ha dato qualche parola di incoraggiamento, c'è stima reciproca. Parole di Italiano invece. Allora, Italiano: avevamo iniziato male, un brutto primo tempo, abbiamo dovuto rimediare col gol. Nel secondo tempo siamo cresciuti calciando molto in porta, con un pizzico di concretezza in più potevamo portare a casa la vittoria. Siamo in ritardo sul campionato con 5 punti in meno rispetto allo stesso momento dello scorso campionato. Potevamo sfruttare meglio alcune occasioni, ma col doppio impegno paghiamo il poco tempo per allenarci. La reazione nel secondo tempo è figlia dei punti da recuperare in classifica. Sono contento per come già nel ritiro aveva convinzione di ricredere nelle sue potenzialità, ci sta ripagando con le prestazioni. Jovic ha sentito subito un problema bicipite e non ha voluto peggiorare la situazione. E vabbè, l'Inter non ce ne frega di ciò che pensa l'Inter, il vostro italiano. Mister Baroni, un loop comunque, cioè, nelle dichiarazioni post partita è sempre stessa, dice sempre le stesse cose comunque. Vabbè ragazzi, però posso dire una cosa, Stefano, non dobbiamo essere troppo duri con mister Baroni, non per quello che hai detto tu, anche mi sto mettendo in mezzo anche io, perché è vero che abbiamo evidenziato i possibili errori che sono state quelle delle sostituzioni, però secondo me riesce ad ottenere il massimo da questa squadra, perché questa squadra è la squadra più povera, tra virgolette, con giocatori che sono costati di meno della Serie A, sta cosa non la dobbiamo mai dimenticare. È una squadra totalmente nuova, è una squadra con gente che magari non ha mai giocato in Serie A, quindi sta ottenendo il massimo. Io sono convinto che il mister Baroni, con tutti i suoi difetti e con anche i suoi pregi, se riceverà gli innesti giusti a gennaio, ci potrà regalare tante soddisfazioni. Carlo, faccio una precisazione per dire che parlavo con qualcuno di voi qualche giorno fa e già senza vedere la partita dicevo che secondo me un punto contro la Fiorentina era oro colato. Infatti oggi io sono molto soddisfatto, devo dire la verità. Mi dispiace perché vedendo la partita, vedendo le occasioni che abbiamo avuto durante il primo tempo, cioè ti lascia sempre l'amaro in bocca, no? questo sì, ma infatti io non però sono soddisfatto, Stefano. Io al contrario tuo non sono soddisfatto. Oro colato se riusciamo a farne 3 a Bologna. Allora, se facciamo 3 a Bologna è oro colato. Lo so. Però oggi io non sono soddisfatto. Una grandissima partita contro una squadra, ragazzi, che è forte. Cioè, lasciate perdere una classifica della Fiorentina che secondo me non rispecchia quelli che sono i valori. Ma la Fiorentina è una squadra forte che fa male senza assolutamente. Però se invece fosse entrato in campo il secondo tempo, la Fiorentina con metà, scusa Filippo, con questo concetto che costa qua tutta la squadra nostra, dicevi Carlo? No, dicevo che se fosse entrato, bastava che fosse entrato con metà della determinazione, della forza fisica atletica del primo tempo, con metà di quella che ha messo il primo tempo, avremmo portato a casa la vittoria. Quindi io non sono soddisfatto di questo pareggio, me lo tengo, perché veramente poteva finire male. Poi avremmo pianto, già stavo piangendo al gol annullato, perché stavo dicendo è impossibile che questi ci fanno un gol, facciamo tutto noi, no? E ci fanno un gol. Però poi stavo veramente, rischiavamo di piangere veramente a fine partita. Sì, perché poi abbiamo fatto degli errori che un po' sono i medesimi di quelli che fanno le neopromosse in Serie A. Sì, di quelle che scendono, Stefano, di quelle che scendono. No, diciamo. Io non l'ho detto. Sembrava, però grazie a Dio non siamo questi qua, facciamo prestazioni buone come abbiamo fatto il primo tempo, siamo più determinati, siamo più quadrati in difesa quest'anno, quindi la speranza c'è. Carlo, continuiamo ad essere. Non siamo riusciti ancora a vincere. Però continuiamo a essere una squadra che è sempre lì, che non perde. Siamo una squadra fastidiosa per tutti.
secondo me, quando affrontano il Lecce, tutti comunque dicono: cioè, non è il Lecce la squadretta che affronti per fare buona. Noi siamo una squadra fastidiosa. Ci manca qualcosa in più. Ma sai perché, essere... Andrea? Perché dietro siamo molto solidi, il davanti è il problema. E davanti, però, tanto Patrizio, che... hai preso sempre un gol, eh? Questo comunque, sì, cioè, in 10 partite un gol l'hai preso sempre. E poi ne hai preso uno, è solamente due volte due, però comunque uno l'hai preso sempre. Quindi anche se questo punto di vista... Andrea, no. Ormai ci studiano anche noi. Per esempio, anche oggi la Fiorentina non ci faceva ripartire. Il primo tempo che abbiamo giocato alla grande, siamo partiti sempre col lancio lungo di Falcone, eh? Cioè non siamo mai partiti dal basso, perché il Blen era italiano di base, giocano comunque con una pressione molto alta. Se tu riesci a superare il centrocampo, ho capito. Però hanno dato una cosa anche a Roma, cioè praticamente cosa si tende ad abbassare quando giocano contro di noi. Ho visto, non lo so se è una cosa studiata o una coincidenza, tendono comunque ad abbassare la linea di difesa in modo da impedirci la ripartenza e ad alzare invece uomini in pressione sul primo portatore di palla. Non so se è una cosa studiata, adesso è una coincidenza che ho visto io. Non lo so, Francesco, diccelo tu, Francesco. Però mi è sembrato di vedere questo. Cosa ti è sembrato di vedere, Stefano? Senti. Stava distratto. Una linea difensiva più bassa per impedirci di fare la ripartenza. Cioè io sto parlando degli avversari, quando si mettono contro, abbassano la linea difensiva, impediscono la ripartenza, quindi lasciare, diciamo, il corridoio, il buco per il lancio lungo, e ci prestano però con centrocampo e attacco sul portatore di palla, sul primo portatore di palla. E anche, devo dire la verità, che siamo carenti sulla seconda palla, questa cosa mi dà molto fastidio. È normale che per cercare di non farsi prendere, no, in contropiede, di farsi prendere in contropiede, cercano, come dici tu, di stringere. Però ripeto, guardate, per me, io non la vedo come Carlo che ci sono stati lanci di Falcone, perché io ho visto molti cambi palla, cambi di gioco, strefezza da una parte all'altra. Io dicevo il primo tempo, Patrizio, cioè la ripartenza da Falcone. No, Patrizio che dice il secondo tempo. Oh, la ripartenza di Falcone. La ripartenza. Allora, raga, non mi fate sbagliare, imbrugliare. Allora, il primo tempo, il Lecce ripartiva con la palla che teneva Falcone. Falcone non riusciva mai a smarcare il nostro mediano, il nostro centrocampista, la nostra mezzala, ma era costretto al lancio lungo. Io questo ho visto, Francesco, il primo tempo, eh? Sì, questo per i rilanci tu parli, però comunque ci sono state azioni dove siamo tranquillamente ripartiti con un sì, assolutamente sì, o dello stesso Askildsen. Anzi, devo dirvi una cosa, oggi la nota positiva di questo Lecce, ma io non ne avevo assolutamente dubbi, è stato, a mio modo di vedere, è stato Blen ha fatto una partita eccezionale, ha lottato su ogni palla, veramente secondo me è stato un trascinatore anche per Gonzalez e per Askildsen lì in mezzo al campo, questo fa capire quanto è importante Blen e quanto sia fondamentale per Hjulmand averlo a fianco nelle prossime partite. In questo momento il Lecce non può fare a meno di Blen, per quanto mi riguarda. Spero che nella prossima partita non venga rispedito in panchina, ma che lo metta a mezzala. Sì. Se vuoi, Francesco, ti posso leggere un po' di dati statistiche su Blen. Sì. Che Blen ha vinto 6 contrasti a terra su 7, ha recuperato 3 palloni, 2 tiri bloccati, 2 intercettazioni e è andato 5 volte a contrasto. Sì, sì, è stato era un centrocampista che nei primi 3 minuti ha fatto capire chi doveva comandarli in mezzo. Ma lui deve giocare sempre Blen, ragazzi. Hjulmand e Blen con Gonzalez ancora più. Dobbiamo perché devi chiudere, Filippo? Io me ne sono scappato. Ma com'è possibile che lo stadio di Lecce chiude? Mo, dai, non ci credo. Stanno i tifosi della Fiorentina. Sono le 12 meno 20. No, se sono andati i tifosi Fiorentina. Guarda che bello, però. Inquadra. Spettacolo, che ragazzi. Che cuore. La casa nostra. Classifica per ricordarvi chi fa più schifo di noi: Sampdoria 3, Cremonese 4, Verona 5, Bologna 7.
Vi sottolineo Sampdoria gol subiti 18, Cremonese 21, Verona 19, Bologna 17, Lecce 12. No, e i gol sono gli stessi, caso voi dite, ma subiamo di meno, ma subiamo di meno. Sampdoria che... 5, Cremonese 9, Verona 9, Bologna 10, Lecce 9. Ringraziate il Signore che avete questa squadra. C'è chi fa più schifo. C'è chi fa più schifo. Sottolineo che il prossimo turno è molto importante, perché oltre a Bologna-Lecce c'è anche Salernitana-Spezia e Cremonese-Sampdoria. Anche perché quindi... è l'ultima per noi, eh? Cioè è l'ultima di quelle accessibili. Vabbè, cioè, c'è la Samp poi alla fine. Poi c'è sì, la Samp alla fine. Andiamo tranquilli, rilassati, giochiamoci alla Bologna con uno Sissé che va in profondità e vinciamo pure là. Comunque, Carlo, da quello che so io, a Bologna sarà un'invasione gelorossa. Come sempre, Patrizio. Io per chiudere vi riporto questo dato. Ho saputo che praticamente i biglietti sono terminati già, non so, non ho capito mai, dopo 2 ore sì, dalla messa in vendita. Però ho sentito anche qualche piccola lamentela da quelli che hanno l'US program, che non sono riusciti a prendere il biglietto. Quindi, diciamo, se in questa parentesi posso dire qualcosa per aiutare, insomma, queste persone che hanno fatto la program con l'Unione Sportiva Lecce, e almeno garantire un biglietto, visto che queste persone sono anche programmate aerei e quant'altro. Piccola, dicono che ci siano posti accanto alla Bomba San Luca. Non sono in vendita. Dovrebbero allargare. Un'altra invasione. Ne saranno almeno come Roma, credo, intorno se sono 2600 già venduti e ce ne sono almeno 1000 che hanno voglia e hanno di andare, quindi saranno almeno 3500-4000 Roma al solito. Dobbiamo chiedere questa attesa. Dai. Ciao Filippo. Ciao ragazzi, forza Lecce. Buonasera a tutti.